sai, il concetto di resilienza per me, visto la mia esperienza sportiva, ha sempre avuto un ruolo importante, e quindi credo che più volte ho dovuto essere resiliente, no? In certe situazioni. Per farti degli esempi concreti, credo che per appunto concretizzare, in due momenti un po' particolari della mia attività sportiva, ovvero quando ho avuto due gravi infortuni sempre prima dei giochi olimpici, purtroppo, ecco lì ho dovuto necessariamente fare in modo che la resilienza fosse un modo per far sì che delle criticità si trasformassero addirittura in opportunità. Una cosa molto difficile, oggettivamente, però molte volte dipende da noi far sì che questo accada, cercando anche di sfruttare dei cambiamenti che a volte non vogliamo fare, non vogliamo adottare, perché ci piace stare nella nostra comfort zone, invece dobbiamo uscire e cercare di capire cos'è il meglio per noi per raggiungere obiettivi, anche se sono cose che non ci piacciono. Ecco, un po' secondo me la resilienza è anche questo. E, ripeto, non è facile, ma dentro di noi tutti hanno questa capacità, più o meno tutti, dobbiamo certe volte cercare di tirarla fuori. Il lavoro di squadra è importantissimo in tutti i settori, ovviamente, e anche, sembrerà strano, ma in uno sport individuale come parrebbe il mio. Io ero da solo, andavo agli attrezzi, ero da solo, ma prima di performare in quel minuto agli anelli, un minuto al corpo libero, alle parallele, agli altri attrezzi, c'era dietro un lavoro di squadra molto, molto importante, funzionale al prepararmi per essere in quel minuto appunto preparato a esprimere tutto quello che abbiamo fatto insieme. E delle tante cose che potrei dirti del lavoro di squadra, forse la cosa più importante è che io ho avuto un team molto difficile, molto esigente, scelto da me, perché avevo bisogno di credere fortissimamente che loro conoscevano la strada per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo fissati. E nonostante appunto erano molto esigenti, molto determinati, avevo bisogno di questo. E principalmente ho dato a loro la mia totale e completa fiducia. Noi molte volte abbiamo discusso sui programmi, non ero d'accordo, discutendo, trovando degli equilibri, poi ho sempre fatto quello che dicevano loro. Ho fatto male? Non lo so, tanto so più a parlare di storie di successo, quindi forse ho fatto bene. Ma sai, io non penso che ci sia un segreto per il mio successo. Poi io intendo il successo come il raggiungimento dei propri obiettivi, che alcune volte non è mica vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, anche se questo era il mio obiettivo, e quindi per me è stato questo il mio successo. Poi io ho un amico caro che il suo più grande obiettivo era diventare un pizzaiolo bravissimo, e lo è diventato, quindi ha avuto il suo successo. E credo che in tutto questo non ci siano dei segreti particolari, se non il fatto di avere, diciamo, delle competenze. Ecco, io credo molto, oltre sarebbe scontato dire la passione, la forza di volontà, la determinazione, tutte cose, ma principalmente acquisire le competenze giuste per raggiungere i propri obiettivi, perché molte volte ci si improvvisa un po', no? Invece c'è bisogno di tanta competenza e soprattutto alcune volte di accettare che i risultati arriveranno più tardi di quanto noi abbiamo programmato. Il tempo di diciamo la capacità di aspettare più tempo per raggiungere gli obiettivi, credo che anche questo sia un segreto per raggiungere il successo.